Ciao, sono Daniele Primerano, siamo qui a Lugano, questa sera parte il 1000, i roller che hanno fatto qua nuovo. E niente, siamo in attesa, il torneo dovrebbe essere bello, una bella struttura, vediamo. Sì, io sono stato per tanti anni giocatore online cascista e Zap, solo che col tempo diciamo le Zap sta quasi morendo perché in tutti i siti, alcuni siti lo levano, alcuni parte poco, mi sono dovuto diciamo adattare, giocare Six Max, tornei, un po' di tutto diciamo, adesso mi sto specializzando un po' in tutto, però la specialità rimane sempre quella e quando si può si gioca quella. Il gioco in generale, la competizione mi piace, quindi penso di essere portato nei giochi diciamo di logica come il poker, Roma, penso di essere molto portato, quindi mi piace migliorare sempre in ogni gioco perché penso di poter avere qualcosa in più in ogni gioco e di specializzarmi sempre di più. Sì, le varianti Loma pure è un gioco che comunque azione ce n'è, soprattutto qua a Lugano c'è molta azione, secondo me vale la pena cercare di adattarsi a tutte le situazioni perché il poker si può vincere ai tornei, si può vincere al cash, si può vincere dappertutto, quindi è meglio specializzarsi in tutto, è la cosa migliore. C'è una grossa differenza tra la vecchia e la nuova generazione, quello sì. Comunque il gioco è cambiato tanto, chi gioca da tanti anni ha fatto un po' più fatica ad adattarsi a quella nuova che è in arrivo da qualche anno, è stato in arrivo. C'è ancora ultimamente una nuova generazione ancora in più che veramente si parla proprio di ragazzini che comunque va di tipo già io adesso non sembra gioco da 8 anni, mi accorgo che un pochino la mente è un pochino più stanca, non è più diciamo potente come prima, diciamo quello. Invece i ragazzini che iniziano da poco, che se riescono ad alzare di livello piano piano potrebbero avere qualcosa in più perché hanno la mente più fresca, quello fa tanto. Mi sono accorto che con gli anni avere la mente fresca sposta veramente tanto, cosa che prima non ci facevo assolutamente caso. Penso che l'80% dei giocatori vincenti, se non di più, si applica tanto, fa in history, studia dopo le mani, queste cose qua, si confronta con gli amici. In passato l'unica cosa che facevo io è confrontarmi con gli amici le mani, che comunque aiuta tanto perché ascolti i pensieri dell'altro amico, che è in grado pure lui, ascolta i tuoi e comunque confrontandosi capisci cose nuove sia sugli altri livelli di pensiero che sul tuo. Diciamo che negli ultimi anni appunto questa cosa è andata un po' a scemare, mi applico un po' meno, diciamo dopo le sessioni non faccio end review, l'ho fatte poche anche in passato, però adesso proprio di meno. E questa forse è una pecca che ho, che è quello che dicevo prima, non ho più la mente fresca come prima, non ci dedico così tanto tempo come prima. Ci sono dei tavoli dove mi sono accorto che comunque bene o male un po' nel circuito la gente mi conosce, questo parlo di non amici, di gente che così di conoscenza, un po' di vista conosco e mi conoscono, è un problema nel senso tendenzialmente sembra che mi passano molto meno, hanno più voglia di, come si dice, sceriffare, di chiamarmi più largo, pensare che fossi in breve, questo potrebbe essere un problema. Io tendenzialmente preferisco, no, forse preferisco questa cosa qua, che preferiscono che io sono più un mattarello, che sono magari un bleffatore, diciamo di questo genere qua, in modo tale che le volte che, come si dice, si ranna bene, che mi gira la carta, mi pagano molto spesso e volentieri. Futuro, tra virgolette, molto più in incognita di prima, perché è sempre un po' in evoluzione, nel senso che online comunque c'è molto meno traffico, prima ero solo un giocatore online perché i soldi li facevo là, adesso mi sto dedicando molto più al live perché i soldi sono più lì, però dirti il futuro, diciamo in questo momento sto mixando un po', sto giocando quanto live quanto online in pratica, quindi per il futuro non ho ancora un'idea chiara su quello che farò diciamo.